Ore 9, inizio della lezione in piazza degli Scalpellini a Comeana. Una decina di bambini della scuola dell'infanzia Il Girasole, insieme ai loro genitori, hanno simulato una mattinata di attività didattica all'aperto per protestare contro il ritorno alla DAD. Piccoli banchi, rigorosamente separati fra loro, matite colorate, zaini e astucci. Tutto fa ricordare la scuola che non c'è più. Loro rispettano veramente le regole, gli è stato levato giustamente tutto, non possono andare ai giardini, non possono andare a mangiare una pizza, andare a un cinema, almeno la scuola, l'unico posto dove possono stare con i propri compagni, socializzare e avere un minimo di libertà, almeno questa cercate di lasciarcela. Eppure le scuole anche a Carmignano sono luoghi sicuri. Nel momento in cui noi siamo andati in zona rossa, avevamo tre classi chiuse, di cui due sarebbero rientrate il lunedì a scuola. Per cui in realtà il lunedì noi abbiamo chiuso le scuole con una classe in quarantena, solo una. Siamo qui in solidarietà perché, anche a nostro parere, solo chiudere le scuole non è la soluzione. Intanto la protesta contro la didattica a distanza sta diventando virale. Ieri pomeriggio alla scuola Bruni di Casale un gruppo di genitori ha appeso al cancello della scuola i grembiuli neri dei figli, insieme ai cartelloni che esprimono il disagio dei bambini.